Buongiorno, bentrovati con FinTV, con un mito e una collega, Novella Calligaris, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentrovata. Insomma, questo fondo iniziale di questo mondiale di Barcellona, come l'hai trovato? Ma innanzitutto snaturato, perché questo, il campo di gara è una grande piscina, un po' come è stata Serpentine and Hyde Park l'anno scorso a Londra 2012. Perde un po' quello che è il significato del nuoto di fondo. Il nuoto di fondo, si sa, è una disciplina che prevede, oltre agli avversari, degli avversari atmosferici, che sono le onde, il vento, le correnti e anche le meduse, a volte anche i pescecani. Quindi si è ridotto invece in una lunga distanza piatta. Gli unici avversari, oltre alle concorrenti, è la temperatura dell'acqua e la temperatura esterna, che certamente in queste lunghe distanze sono pesanti. Senti, invece, passando alla piscina, che poi il tuo territorio privilegiato, peraltro quest'anno passa il quarantenario, se non sbaglio, 1973. 2013 ti dice qualcosa, insomma, questa data, un po', insomma, penso tu ce l'abbia scritta nel tuo DNA, nella tua pelle, no? Nel 73 sono stati i primi mondiali, quindi credo che sia un anniversario per i mondiali, perché questo è il 40° anniversario dell'inizio dei mondiali di nuoto. Questo sarebbe anche interessante, magari un messaggio alla fine, facciamo premiare Novella Calligaris degli 800 stile libero. Ah beh, questo sarebbe un mio sogno, ovviamente, perché la gara che ho vinto, dove ho fatto il record del mondo, quindi mi piacerebbe molto. Però al di là di questo, credo che il nuoto sia cambiato moltissimo da quello che ho vissuto io, nel bene e nel male. Nel bene, perché c'è stata un'evoluzione, c'è più interesse, il nuoto è diventato una disciplina che compete con l'atletica per essere regina dei giochi olimpici, l'interesse generale, ma anche la promozione del nuoto è totalmente diversa, non solo dal punto di vista agonistico, perché io ricordo sempre che insegnare a nuotare un bambino è assicurargli la vita. Senti, da regina a regina, da veneta a veneta, Federica Pellegrini 200 d'orso, come la vedi? Ma io direi che sono una duchessa e lei è una regina, perché quello che ha fatto Federica io non sono riuscita a farlo, un po' anche forse perché la mia carriera è stata molto più breve, ma soprattutto perché lei è molto più brava di me. 11 record del mondo, io ne ho fatto uno solo. È un'atleta straordinaria che ha dato all'Italia tantissimo e che noi dovremo sempre ringraziare, qualunque sia il futuro, che mi auguro comunque ci possa dare altre soddisfazioni. Grazie, molto gentile Novella, alla prossima. Grazie.